Abbiamo 20 minuti, irrompe in questi giorni di cronache sanitarie la notizia che fa discutere della scarcerazione dei boss mafiosi a rischio contagio. L'ultimo caso è quello dell'ergastolano carceriere del piccolo Giuseppe Di Matteo. Finisce agli arresti domiciliari. Gli ospiti sono pronti, noi facciamo le domande. Sigla. Questa sera le polemiche per i boss scarcerati. Allora vi presento subito la squadra. Collegati con noi Andrea Giorgis, sottosegretario di Stato al Ministero di Giustizia. Buonasera. Buonasera. Poi abbiamo il senatore Maurizio Gasparri, presidente del gruppo parlamentare Il Popolo delle Libertà al Senato. Buonasera anche a lei, senatore. Il magistrato Sabella, che dovrebbe raggiungerci tra poco, già sostituto procuratore del pool antimafia di Palermo di Giancarlo Caselli, assessore alla legalità, eccolo, ci ha già raggiunto nei nostri studi del Comune di Roma con delega per Ostia. Poi in studio con me abbiamo Francesco Vitale, che è il capo della nostra redazione cronaca. Avevamo ovviamente anche invitato il ministro Bonafede, la squadra però questa sera è questa. Prima di iniziare però, colgo l'occasione della sua presenza, senatore Gasparri, non posso non fare riferimento alle sue critiche alla collega Giovanna Botteri. Allora, gli attacchi ai giornalisti, anche lei, senatore, è un giornalista, da qualunque parte politica arrivino, suonano sempre un po' come un tentativo di censura, perché i cronisti che si occupino di Pechino, della Svezia, dei leader dell'opposizione devono essere giudicati dai cittadini e non dai politici. Ha qualcosa da aggiungere? Io faccio parte della Commissione parlamentare di vigilanza, faccio una critica politica ad alcuni telegiornali del servizio pubblico, non tutti per la verità, che sono appiattiti sul governo con l'80% di spazio per il governo e sulla politica filocinese che il governo fa e che alcuni telegiornali amplificano. La Cina è un problema per il pianeta, ha causato dei danni con quello che io chiamo il Cina virus. Fare l'apologia della Cina è un errore. C'è il diritto di critica che non c'entra con attacchi personali o estetici che lascio ad altri. Il diritto di critica però esiste e hanno ribattuto Luigi Grassi e chi voleva ribattere. Domattina alle 8 ne parleremo in Commissione parlamentare di vigilanza, dove non ammettiamo censure al nostro pensiero. Perfetto, punto a capo. L'argomento di questa sera è questo virus che ci ha chiuso dentro casa ma ha aperto alcune celle. Allora, sentiamo i casi che hanno creato più indignazione con Federica Bambagioni e poi ne parliamo con i nostri ospiti. Il piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito Santino, fu sequestrato per 2 anni, ucciso e sciolto nell'acido. Adesso uno dei suoi carcerieri, Cataldo Franco, ha ottenuto i domiciliari. Ma a infiammare la polemica già il 24 aprile è la scarcerazione di Pasquale Zagaria, fratello del boss dei casalesi Michele. È al 41 bis, carcere duro. Malato di tumore, non può più sottoporsi a chemioterapia all'ospedale di Sassari dedicato al Covid. Il Tribunale di Sorveglianza spiega di aver chiesto al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di trasferirlo in un altro istituto attrezzato per le cure, senza aver avuto risposta. Così gli concede 5 mesi di domiciliari nel Bresciano. Finisce nel mirino delle critiche la circolare che il 21 marzo il DAP, guidato da Francesco Basentini, ha inviato ai direttori degli istituti. Chiede di segnalare all'autorità giudiziaria per le eventuali determinazioni di competenza i detenuti a rischio complicanze per il Covid, anziani, malati gravi, immunodepressi. Sembra un via libera a un alleggerimento della detenzione. No, è solo un monitoraggio, precisa il DAP. Ma altri vanno ai domiciliari per motivi di salute, come Francesco Bonura, uomo di Provenzano. A fine aprile si cambia passo. Il PM antimafia Roberto Tartaglia diventa vice capo del DAP. Il governo stabilisce che il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di concedere i domiciliari a un detenuto per reati gravi, deve chiedere il parere della procura distrettuale e per chi è al 41 bis anche quello del procuratore nazionale antimafia. Infine il capo del DAP Basentini si dimette. Al suo posto arriva il procuratore generale di Reggio Calabria, Dino Petralia. Allora, sottosegretario Giorgis, il ministro della giustizia Bonafede sta studiando una norma che consenta ai magistrati di sorveglianza di rivalutare queste scarcerazioni già disposte dei boss della criminalità. A che punto siete? Ma è un'ipotesi che stiamo valutando. Si tratta naturalmente di
cercare di evitare misure che come dire, incrinino anche l'armonia complessiva del nostro sistema di procedura penale e più in generale del nostro sistema giustizia. Naturalmente bisogna anche fare in modo che tutto ciò che è possibile fare venga fatto affinché non ci siano scarcerazioni che non sono strettamente giustificate. Però guardi, mi lasci dire questa cosa che insomma è molto importante. Tutte queste scarcerazioni sono state da alcuni attribuite ai provvedimenti adottati dal governo. Ecco, a questo proposito io vorrei chiarire che il governo ha nel decreto Cura Italia adottato due misure contenute rispettivamente nell'articolo 123 e nell'articolo 124 che esplicitamente escludono come possibili beneficiari tutti coloro che si sono macchiati di gravi reati e in particolare reati di criminalità organizzata e reati di mafia. Quindi se noi leggiamo le disposizioni che il governo ha adottato per affrontare un tema altrettanto serio che continuerà ad essere un tema che io sono convinto dobbiamo affrontare, che è quello del sovraffollamento, sono state misure che, ripeto, erano state e sono, insomma, sono norme vigenti, espressamente definite in modo da escludere che i boss mafiosi e tutti coloro che si sono macchiati di reati particolarmente gravi potessero beneficiarne. Noi ci troviamo di fronte quindi a una serie di provvedimenti adottati da tribunali di sorveglianza o da giudici di sorveglianza in, come dire, in funzione monocratica o da giudici, corti d'appello, quindi, corti come, d'appello, perché sono, allora, che si sono... E allora perché escono? Cioè non riusciamo a capire, perché se... Non... Ah no, stavo per dirlo, se noi scorriamo tutte le pronunce che hanno determinato insomma l'uscita dal carcere di detenuti che avevano commesso reati anche particolarmente gravi, ci accorgiamo che sono tutte decisioni motivate sulla base di articoli che sono in vigore nel nostro ordinamento da tantissimo tempo e che sono peraltro articoli che affermano principi di civiltà giuridica. Quindi sono non c'entra articoli il che coronavirus. Sostanzialmente prevedono che... Quindi non c'entra il Covid-19? No, ecco questo... C'entra perché c'è... No, scusi, non c'entra nelle misure, cioè non c'entrano i provvedimenti adottati dal governo. Queste ordinanze sono ordinanze che sono motivate per ragioni di salute. Cioè i magistrati hanno ritenuto che detenuti affetti da particolari patologie e in condizioni, come dire, ritenute incompatibili con la detenzione carceraria dovessero essere disposti o detenzioni domiciliari o arresti domiciliari. Qua poi bisogna distinguere, perché in questo insieme di provvedimenti abbiamo, dicevo, pronunciamenti dei tribunali di sorveglianza che sono intervenuti su sentenze definitive e quindi hanno disposto una modalità di esecuzione della pena. Si tratta di casi nei quali viene sospesa l'esecuzione della pena per un certo numero di mesi. Allora, sottosegretario, sentiamo un attimo, sentiamo un attimo le parole del ministro Bonafede e poi ne riparliamo. Però, sentiamo un attimo che cosa ha detto il ministro Bonafede. La linea di azione che ho seguito come ministro della giustizia è stata, è e sarà sempre improntata alla massima determinazione nella lotta alle mafie. Basta semplicemente scorrere ogni parola di ogni legge che ho portato all'approvazione in questi due anni, dalla legge cosiddetta spazzacorrotti fino all'ultimo decreto legge che impone il coinvolgimento della direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia sulle richieste di scarcerazione. E sempre a tal proposito voglio annunciare qui al Parlamento che è in cantiere un decreto legge che permetterà ai giudici, alla luce del nuovo quadro sanitario, di rivalutare l'attuale persistenza dei presupposti per l'escarcerazione di detenuti di alta sicurezza e al regime di quel 41 bis. Grazie. Francesco, però alcune delle ordinanze fanno chiaro riferimento all'emergenza a una Covid. A una circolare del DAP che ha dato il via libera poi a tutta questa, a tutte queste scarcerazioni. Una circolare in cui si diceva di tenere conto, visto che c'era il virus Covid, di tenere conto appunto di quelli che avevano particolari problemi di salute e che in qualche modo si poteva rivalutare la loro posizione. Però, Manuela, lasciami dire che queste polemiche tra le istituzioni,
come abbiamo assistito in queste ore, in questi giorni, sono un grandissimo regalo alle mafie. Da qualsiasi parte provengono. Le mafie se la ridono quando lo Stato, quando le istituzioni litigano tra di loro. Peraltro va detto che non c'è nulla di nuovo sotto il sole, perché sotto il sole della lotta alla mafia, perché questa stessa cosa è avvenuta nel 1991, quando i boss vennero, boss di primissima grandezza, vennero scarcerati per scadenza dei termini di custodia cautelare. Vennero scarcerati nel 1991 e tra questi c'era un boss, il più grande forse dei boss di quell'epoca, Michele Greco, detto il papa della mafia, così, beh, così chiamato dai giornalisti, il capo della cupola. Benissimo, rimase una settimana a casa sua Michele Greco, ebbe il tempo di rilasciare un'intervista che ancora si ricorda per Mediaset a Lino Iannuzzi, dopodiché il governo, dopo che le stalle erano state aperte e i buoi erano scappati, corse ai ripari e con un decreto legge nottetempo, facendo fermare le rotative della Gazzetta Ufficiale per pubblicare il decreto, li riportò in carcere. La storia questa si storia ripete. Questo è il tema. Allora, senatore Gaspari, si è aperto un caso che è diventato anche... Questa è la storia d'Italia. Sì. Allora, sì, benissimo. Allora, guardate, io le potrei parlare delle scarcerazioni del 41 bis annullati da Scalfaro e da Ciampi nel 93-94, ma voglio parlare del 2000. Ma che c'entra? Non è che dobbiamo parlare. Allora, politica, questa sera avete dimostrato al telegiornale... Posso parlare? Sì. Dopo che ci ha fatto la lezione, mi faccia parlare. Allora, quindi stasera il TG2 ha ricordato come quella circolare, lo stavate ridicendo adesso, del governo del DAP ha creato confusione e ha incentivato le scarcerazioni. Se vi andate a leggere Repubblica di questa mattina, si parla di circa 400 scarcerazioni. Allora, Forza Italia mette sotto accusa anche la magistratura di sorveglianza, la quale ha un margine di discrezionalità e che quindi, sia in forma monocratica o di tribunali, poteva e doveva essere meno generosa con tutti questi boss scarcerati, perché c'è chi ha sciolto i bambini nell'acido, ci sono personaggi come Zagaria. Io penso, se fosse successo con un governo di centrodestra tutto ciò, non oso immaginare cosa avrebbero detto Fico, che adesso giustifica Bonafede, Bonafede che ha passato la vita a urlare, la Taverna ed altri, sarebbero insorti. Con i grillini al Ministero della Giustizia, con questa magistratura di sorveglianza, abbiamo 400 pericolosi criminali scarcerati. Questa è la situazione, quindi la polemica Bonafede Di Matteo non deve oscurare questa realtà. Noi non ci interessa, non facciamo il tifo né per Di Matteo, che ha fatto molti errori nella vita, né per Bonafede, che non ha nemmeno la colpa. In un paese normale uno così non lo si manda a fare il ministro della giustizia, lo si manda a fare dei corsi di aggiornamento. Quindi la situazione è molto allarmante, c'è una caduta della lotta al crimine, il virus viene usato solo per fare circolari che fanno confusione e quindi questo governo, il governo Conte e il governo con Bonafede al ministero della giustizia e anche la magistratura di sorveglianza, lo ribadisco, nei miei confronti hanno aperto una pratica a tutela, perché dicono che io ho criticato troppo alcuni giudici di sorveglianza. Io rinnovo la mia presa di posizione. Alcune persone andrebbero radiate dalla magistratura perché fare valutazioni generose nei confronti di chi scioglie bambini nell'acido, di boss della Camorra, è una vergogna assoluta, che è responsabilità del governo Conte e di Bonafede. Quindi Bonafede se ne deve andare, perché altrimenti che sono evasi questi qua? Sono scappati da soli o sono stati aiutati dalle istituzioni? Poi ci sono i precedenti storici. Io sono uno specialista, Scalfaro e Ciampi cancellarono il 41 bis per centinaia di mafiosi. Quella è stata la trattativa. L'hanno fatta Scalfaro e Ciampi quella, attraverso il capo del DAP che anche allora cambiò. Questa è la verità della storia. Vabbè. Scalfaro e Ciampi. Allora io andrei a sentire invece il parere del giudice Sabella, che è collegato con noi. Ha sentito fino adesso dove è andata la discussione. Qual è la sua opinione su quello che sta succedendo? Mi spiace, vede, parlare di questa storia cercando di mantenere la terzietà mi viene un pochino complicato sul piano umano. Francesco Vitale sa perché, a che cosa mi riferisco, perché aver saputo, lo so da qualche giorno, che anche Franco Cataldo ha lasciato il carcere, uno dei carcerieri del piccolo Di Matteo, lo teneva nel suo frantoio dove legato a una catena come fosse un animale, un bambino di 13 anni. È andato via da lì il bambino soltanto perché aveva bisogno di quel locale, perché era arrivato il momento di raccogliere le olive. Però in tutto questo a me la storia del piccolo Di Matteo ovviamente toglie il sonno ancora adesso,
il più grande fallimento della mia vita è stato quello di non riuscire a salvare la vita di quell'essere innocente. E oggi vedere ovviamente uno dei suoi carcerieri scarcerato non mi fa certamente piacere, però questo è un uomo di 85 anni, i magistrati di sorveglianza avranno valutato quali erano le sue condizioni e hanno deciso come decide normalmente un paese civile qual è il nostro. E non entro ovviamente nel merito di quelle decisioni, non ne conosco le motivazioni. Ha detto bene il sottosegretario alla giustizia, nella norma del governo adottata col decreto legge non c'è nessuna disposizione che consenta scarcerazione di mafiosi, la stragrande maggioranza di loro sono usciti sulla base dell'applicazione dell'articolo 146 del codice penale che è all'interno dell'ordinamento da tanti anni. Il problema è un altro, il problema è che noi parliamo di carceri solo in queste occasioni ed è un errore gravissimo che continueremo a ripetere sempre, senza capire che il problema carcere è un problema serissimo che va affrontato con laicità, ma con avendo sempre in mente il fatto che noi parliamo di esseri umani, parliamo di 1 milione di esseri umani ogni giorno, perché sono almeno 1 milione i cittadini italiani e non interessati al problema carceri, tra detenuti, familiari dei detenuti, operatori penitenziari, poliziotti penitenziari, direttori, personale civile, cosiddetto civile dell'amministrazione. E tutto questo noi lo dimentichiamo. Vedete, tutto quello che è avvenuto in qualche modo era evitabile, non da questo governo, non solo da questo governo, ma anche da quelli che l'hanno preceduto. E mi dispiace dire che praticamente si è fatto pochissimo, per esempio, per ridurre il sovraffollamento penitenziario, si è fatto pochissimo per dotare l'Italia di carceri civili, carceri degne di questo nome, si è fatto pochissimo, per esempio, per avere delle misure, degli strumenti alternativi validi alla detenzione. Penso allo scandalo enorme che è il braccialetto elettronico, di cui nessuno giustamente parla perché tutti hanno delle gravissime responsabilità qua sopra. Penso per esempio al fallimento la polvere che è stata messa sotto il tappeto del famoso piano carceri da 700 milioni di euro di cassa, non di competenza, soldi cash tenuti bloccati per anni in alla Banca d'Italia e spesi in parte in consulenze date agli amici degli amici. Tutto questo, vedete, l'abbiamo dimenticato, l'abbiamo normalmente seppellito. Poi sorge questo problema. Poi arriva un magistrato di sorveglianza che dice le condizioni delle di detenzione di una persona anziana all'interno delle carceri, e l'articolo 146 non distingue tra mafiosi e non mafiosi del codice penale, e non sono degni di un paese civile, e lo manda agli arresti, lo manda in detenzione domiciliare. E allora scoppiano le polemiche. Tutto questo purtroppo era evitabile e sarebbe evitabile in futuro altre scarcerazioni di questo tipo, ma occorre che veramente una volta tanto si capisca che il problema carcere non è un problema da sollevare soltanto quando c'è un mafioso che esce dal carcere. A me fa male, fa malissimo quello che è accaduto sul piano personale, ma da magistrato, da uomo delle istituzioni capisco che tutto questo era evitabile. E attenzione, io l'avevo detto, non mi dispiace fare ogni volta la Cassandra, ma io tutto questo l'avevo detto quando ci fu la sentenza della CEDU e la sentenza della Corte Costituzionale, che hanno indebolito giustamente quegli strumenti perché noi avevamo esagerato nell'applicarli sotto certi profili, ce la siamo cercata quella sentenza della CEDU e quella sentenza della Corte Costituzionale, che molto saggiamente è riuscita a trovare un buon punto di equilibrio. Occorreva immediatamente intervenire con dei provvedimenti che, per esempio, voglio riportarvi a oggi, perché c'è un altro caso che ovviamente ha aperto una polemica politica. Qualcuno chiede le dimissioni del ministro, giustamente dalle parti dell'opposizione. Dalle pagine del Fatto, Marco Travaglio ha fatto un'attenta ricostruzione della vicenda del PM Di Matteo. Per lui era pronta la direzione affari penali, una poltrona che era stata occupata da Giovanni Falcone quando era ministro Claudio Martelli. Lei, senatore, che idea si è fatto di questa vicenda? Ce l'ha accennata prima, però è una polemica che secondo lei andrà avanti? O anche l'Associazione Nazionale Magistrati ha detto serve misura? Ma noi abbiamo chiesto... Prego. Noi abbiamo chiesto che il ministro Bonafede venga non solo per il question time, ma venga per una discussione vera in Parlamento, perché Di Matteo, che ha fatto molti errori nella sua vita da magistrato, e vedremo come finiranno i processi di appello per i carabinieri del ROS che hanno combattuto la mafia, non il contrario come Di Matteo sostiene, ebbene Di Matteo ha adombrato un'accusa grave, ha detto che il ministro Bonafede gli ha proposto la direzione delle carceri, il DAP, e poi siccome nelle carceri ci sono stati dei rumors, delle proteste, dei boss che non hanno diciamo ovviamente in simpatia Di Matteo, questa decisione sarebbe stata rivista. L'ha detta Di Matteo, che è stato reso unico
un'icona del mondo grillino, da Travaglio e compagnia bella. Ora, o Di Matteo calunniatore, e allora non può stare al CSM, non può stare nella magistratura, oppure Bonafede ci deve spiegare perché ha rivisto questa decisione. Peraltro voglio anche dire al governo che deve fare i decreti, ho sentito prima, ma come sono stati così svelti a tenere i cittadini dentro casa giustamente per esigenze sanitarie, tutto dettagliato, quello non può fare quello non può fare quell'altro, gli unici che sono potuti uscire sono stati i camorristi o quelli che scioglievano i bambini nell'acido, hanno fatto DPCM, provvedimenti spesso anche incostituzionali, con lo scopo di tutelare la salute dei cittadini. Bene, questo è stato accettato da tutti gli italiani, dopodiché i italiani stavano chiusi in casa e i delinquenti passeggiavano per strada. Scorrono i titoli di coda. Bonafede e compagnia sono responsabili di questo disastro. Sì, ma non riesco a capire quali sono gli errori di Di Matteo. Ha fatto un processo e l'ha vinto in primo grado. Quali sono gli errori di Di Matteo? Stanno scorrendo i titoli di coda, voglio sentire il sottosegretario. No, adesso lo vedremo il processo, perché Mori è un eroe della lotta alla mafia. Ma il processo di primo grado si è concluso in un certo modo. Ne deve prendere atto. Intanto prenda atto che c'è una sentenza di primo grado. Non faccia una sentenza di primo grado e deve stare. Vedrà come finirà il processo. Quando poi il primo grado saranno assunti a Mori è un eroe della lotta alla mafia. Tanto non si capisce niente, è inutile che fate così, non si capisce niente. Non faccia il PM di Coppa. Io vorrei sentire, il sottosegretario se lei ritiene possibile. Io so quella storia, la sa anche lei. Senatore, mi fa sentire, sappiamo entrambi. È un eroe. Francesco, per favore, un attimo, abbassa anche tu i toni, per favore, non si capisce da casa. La sa anche lei, vedrà il processo di appello. Fate chiedere al sottosegretario se è possibile che il ministro si sia fatto influenzare o condizionare dalle dichiarazioni dei boss, sottosegretario, rapidamente perché stiamo per chiudere. Ma guardi, sarebbe un precedente gravissimo se si dovesse ritenere che un ministro si deve dimettere a seguito delle dichiarazioni di un magistrato, peraltro fatte in una sede irrituale. E non mi sottraggo anche alla domanda di merito, mi sembra abbastanza difficile immaginare che il ministro Bonafede abbia scelto il capo del DAP sulla base di una preoccupazione o ci di sarà una un chiarimento qualche secondo forma lei, di o confronto un duello al sole con la mafia. Ma guardi, il ministro Bonafede verrà in aula, ha già detto, anzi oggi c'è stato un primo question time, domani mattina ce ne sarà un altro al Senato e poi ci sarà un intervento in aula come perfetto. Ringrazio tutti i nostri regolamento ospiti in cui il governo viene chiamato a riferire. Il tempo a disposizione è finito, torneremo a parlarne perché gli argomenti sono moltissimi. Mi scuso per questi toni perché in genere siamo sempre molto più pacati, la discussione è un po' più leggera. Noi ci diamo appuntamento a domani.